Ci sono abiti che hanno cambiato la moda, ci sono stilisti che hanno fatto della loro passione un'arte, ci sono forme, colori, materiali che hanno costruito le basi e i concetti di un mondo in continua evoluzione. Canoni che hanno costruito stili, volumi e spazi, segnando le epoche, riflessioni culturali che hanno fatto registrare cambiamenti sociali. È la moda baby contro la moda. 200 abiti capolavoro indiscusso di designer come Azzedine Alaïa, Emilio Pucci, Giorgio Armani, Balenciaga, Issey Miyake, Ferré, Lacroix, Vivienne Westwood, McQueen, Gautier e Galliano, soltanto per citarne alcuni, provenienti dalla collezione permanente del County Museum of Art di Los Angeles. Saranno esposti dal 12 di ottobre al 20 di gennaio nelle sale di Palazzo Strozzi. Contromoda ripercorre 30 anni di design di abiti di moda, moda che è cambiata, ha subito mutamenti, evoluzioni, trasformazioni sensoriali. A partire dagli anni 70, epoca di rivoluzioni e stravolgimenti da cui nasce il modo di vestire, pensare e vivere libero, cioè contemporaneo, sovvertendo, demolendo, rivedendo e ripensando convenzioni e convinzioni ben radicate sull'idea di eleganza, piacevolezza e classe. Gli stilisti di allora cambiarono il modo di costruire un abito, quindi canoni circa forma, proporzioni e silhouette.